Assessore, domenica ci sarà il primo meeting Città di Pescara di Atletica Leggera. Si tratta del primo evento sportivo post-pandemico, se così possiamo dire. Sì, assolutamente sì. Domenica 18 aprile all'interno dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia ci sarà la prima edizione del meeting di Atletica Leggera Città di Pescara. Un meeting importante anche perché si torna a fare attività sportiva, sport allo stadio adriatico e si torna a fare sport in presenza per gli atleti. Si torna a fare sport allo stadio adriatico in presenza ma soprattutto in sicurezza. Noi insieme all'ASL di Pescara e alla protezione civile abbiamo adibito una stanza, proprio la sala stampa dove verranno effettuati 300 tamponi messi a disposizione dal nostro assessore Eugenio Seccia con delega alla protezione civile. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Mazzocca, referente degli screening di massa, che non ha esitato neanche un momento a mettersi a disposizione per far effettuare una gara in completa sicurezza. Questo evento in pratica sostituisce, assessore, se così possiamo dire, il Vivi Città che quest'anno è saltato proprio per l'emergenza sanitaria. Purtroppo sì, è il secondo anno che il Vivi Città non si farà in presenza, comunque ci sarà il Vivi Città virtuale, infatti ci sarà il collegamento all'interno della pagina Facebook e poi rilanciata sulla pagina nazionale WISP.